La statizzazione è l'unica salvezza per l'Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo. A soli 7 giorni dal tavolo tecnico da lei istituito pare che ci siano delle novità. Sì, ci sono novità importanti e questo mi fa piacere, ma soprattutto non tanto per la mia attività ma per il Braga, perché il commissario ad acta di fatto ha intimato con un atto, con un provvedimento, il governo a dare seguito alla statizzazione. Questo a soli 7 giorni dalla riunione del tavolo permanente che si riunirà brevissimo. A questo punto è importante ancora di più l'attività parlamentare dei sindaci, del Presidente della Provincia, di tutte le istituzioni nei confronti del governo perché si dia seguito alla statizzazione. Tra l'altro in Commissione Senato il Ministro Giannini si è reso disponibile, parlando diciamo così, di tutti gli istituti che si trovano nelle stesse situazioni, gli studi musicali a livello nazionale, ma ovviamente il Braga è un passo avanti perché ha un provvedimento in più di un commissario ad acta con pieni poteri e quindi diciamo ora il governo non potrà tirarsi indietro, quindi a questo punto bisogna assolutamente fare pressione sul governo, lo faremo noi come sindaci, lo chiederemo ai nostri parlamentari di spingere sul governo e credo che insomma questa volta potrebbe essere davvero la volta buona. Ancora un po' di cautela da questo punto di vista, però ci siamo.